ragazzi e ragazze, belli brutti, belle brutte, bentornati in questo nuovissimo video. In questo video vorrei aggiornarvi su tanti acquisti che ho fatto. Partiamo subito. I primi due acquisti sono stati la Mi Band 4 di Xiaomi. Ovviamente l'acquisto l'ho fatto da Euronics da 34,99 euro. Ma non è solo questo che ho acquistato. Mi sono stati inviati tantissimi cinturini che adesso andrò a prendere. Questi sono praticamente tutti i cinturini che mi hanno invitato. Sono veramente tanti. Io già ho sostituito quello originale nero con questo qua veramente figo rosso. Andiamo a vederne un paio. Ok ragazzi, prima di andare a vedere ovviamente questi cinturini che riguardano la Mi Band 4, voglio dirvi la mia esperienza con il Samsung Gear Fit 2 Pro. È uno smartwatch che comunque secondo me per il prezzo che ha svolge tutte le funzioni e anche bene. Arrivavano le notifiche, nonostante fosse collegato ad iPhone, nonostante tutto mi contava le calorie giornaliere, di tutti i passi, i piani, i passi li contava perfettamente, anche quando andavo in macchina per esempio capiva che andavo in macchina e quindi non contava i passi. Poi successivamente disponeva di uno schermo, come vedete, curvo, e questo è il menu principale con la possibilità di installare Spotify, anche una memoria intera di 4 GB dei quali sono disponibili praticamente 2 che potete utilizzare. Comunque era soltanto una piccola considerazione che volevo fare sul Samsung Gear Fit 2 Pro, che fino adesso è stato il mio smartwatch preferito che ho utilizzato per circa 2 anni. Adesso invece passiamo a tutti i cinturini che mi sono stati inviati. Sono veramente tantissimi, penso siano circa una ventina, compreso questo qua. Allora, sono tutti in silicone, sono molto morbidi. Per rimuovere la Mi Band basterà fare questa pressione qui e la Mi Band verrà praticamente rimossa automaticamente. Per andarla a inserire in uno di questi cinturini, per esempio prendiamo il giallo, andiamo a fare la stessa pressione ed è veramente figa. Innanzitutto vi voglio spiegare un po' di questa Mi Band 4. È veramente una smart band tra le migliori in quanto la batteria arriva a farvi 10-12 giorni tranquillamente, ha un display molto luminoso. Ovviamente la batteria dura tanto perché deve alimentare un display piccolo. Comunque ha tutte le funzionalità di uno smartwatch base, come per esempio la possibilità di gestire la musica, di ricevere notifiche, battito cardiaco che è molto accurato, gestione delle notifiche, allenamento ovviamente con rispettive informazioni relative alle calorie, ai passi, ai chilometri fatti, il meteo e ovviamente la possibilità dello stato dove è possibile vedere i passi giornalieri e altre varie informazioni. Con altro possiamo andare a settare la sveglia e non disturbare, il cronometro, il timer, trovare il dispositivo, il display e dalle impostazioni regolare la luminosità e il blocco schermo. Veramente una smart band che al prezzo di 34,99 euro è praticamente regalata, quindi magari vi metto il link in descrizione se volete proseguire all'acquisto. Passiamo un attimo ai cinturini, che ovviamente sono tantissimi, molti colori, quindi potete scegliere praticamente il vostro preferito e hanno un costo veramente basso. Vi lascio il link in descrizione ovviamente se volete procedere all'acquisto. Il prodotto lo troverete praticamente su Amazon, mi raccomando fateci un salto. Allora ragazzi, abbiamo detto che vi devo far vedere tutti gli acquisti che ho fatto. Ovviamente non potevo che non parlarvi dell'Apple Watch Series 5 GPS più cellula da 44 mm. Andiamo a vederlo sulla mia GoPro. Ecco qua l'Apple Watch Series 5 versione ovviamente color nero. Questo è il quadrante che ho scelto, l'ho già personalizzato installando tantissime applicazioni, anche qualche gioco, Spotify. Veramente l'ho trovato reattivo, fulminio. Gestione delle notifiche veramente ottima, arrivano e non ne perdi neanche una grazie alla vibrazione che ha. Da qui potete gestire una sorta di centro di controllo dove potete verificare la batteria, la connessione dati, il wifi e ovviamente mettere l'uso in aereo. Da qui potete chiudere le applicazioni, andare anche a tutte le applicazioni e successivamente questo è il menu principale. Ovviamente potete chiamare, perché ho comunque scelto la versione cellular, quindi prossimamente farò duplicare la mia scheda Vodafone e la inserirò all'interno del mio Apple Watch, così da poter chiamare anche quando non disporrò del mio telefono vicino. Inoltre ho trovato anche un trucco, ovvero la possibilità di andare su internet. Ovviamente una considerazione sulla batteria: venivo da una prova di circa una settimana con la Mi Band dove praticamente mi è durata per
una settimana ed è al 46% di batteria, questo in un giorno sono praticamente le 7 e mezza di sera ed è al 34%. Alla durata di 18 ore di autonomia non arriva, magari può arrivare a 13 ore, 14 ore con Always On Display. Sì, perché l'Always On Display è la nuova caratteristica del Series 5, ovvero il display sempre attivo, passa da una frequenza di 90 Hz a 1 Hz, diminuisce le animazioni e poi quando ovviamente lo giriamo torna alla frequenza di 90 Hz, mentre quando ovviamente vogliamo vedere l'orario veloce veloce senza portare a noi il polso è possibile vederlo grazie all'Always On Display. Ok ragazzi, abbiamo parlato di tutti i miei acquisti, ma non abbiamo parlato di quello principale che volevo portare in questo video. Si tratta di uno zaino tech. Volevo portare un video su come organizzare uno zaino tech da viaggio oppure anche da scuola se siete studenti. Me l'ha inviato l'azienda iCozier, vi metterò il link in descrizione, il link che porterà al sito Amazon dell'azienda dove potrete acquistarlo. Andiamo a vedere come organizzare questo zaino, che cosa ci possiamo mettere dentro. Sì, eccoci qui praticamente sul nostro tavolo da lavoro. Andiamo innanzitutto ad aprire lo zaino. È ovviamente uno zaino che è suddiviso in più compartimenti. Questa è l'apertura principale dove è possibile ovviamente qui inserire il vostro computer. Inserite un computer da... Mi sta arrivando una chiamata da Apple Watch e non so chi sia. Rifiutiamo. Comunque, stavo dicendo, qui potete mettere il vostro portatile da 15 pollici. Vi sono ovviamente più compartimenti in caso volete inserire anche un iPad o un tablet. Qui vi è un compartimento che vi può essere veramente utile in caso volete inserire magari dei libri di scuola. Ovviamente, se dovete fare un viaggio, quindi avete bisogno magari di inserire powerbank oppure anche auricolari, è possibile farlo perché qui è possibile caricare il vostro cellulare attraverso un powerbank che collegherete da dentro. Ovviamente andiamo ad organizzarlo. Quindi andiamo a prendere praticamente il powerbank, anzi due powerbank, dove praticamente uno lo colleghiamo a questa, così magari lo possiamo direttamente caricare da fuori il nostro telefono. Successivamente l'altro powerbank, che è da 20.000 mAh, lo possiamo inserire tranquillamente in questa tasca qua e ci entra perfettamente. Ovviamente, se volete anche portarvi un muletto, se avete magari un Apple Watch o anche un Samsung Gear che comunque costano tanto e dovete fare un bagno in piscina o andare al mare, volete portarvi un muletto per ricevere notifiche, eccetera, potete portarvi un altro smartwatch o un'altra band che possono essere Samsung Gear Fit 2 Pro nel mio caso e Mi Band 4. Io ovviamente andrò a inserire in questo taschino qua con i relativi ovviamente caricabatterie. In questo compartimento potete anche inserire magari dei libri di scuola se siete studenti oppure anche il drone. Io in questo caso andrò a inserire il mio Tech RC che comunque fa buone riprese e quindi è anche molto facile da pilotare. In questa zona invece è possibile andare a inserire ovviamente un computer, come nel mio caso un portatile, ma io ovviamente in viaggio non mi porto computer perché non riesco a lavorare mentre viaggio. E un'altra tasca la abbiamo dietro, se volete magari inserire una borraccia di acqua oppure vari accessori, come per esempio se portate un action cam potete inserire tranquillamente gli accessori, come per esempio il supporto per la testa, il supporto per il gomito. Potete inserirli tutti tranquillamente qui dentro. Io voglio andare a portarmi un action cam. Ah, da portare un action cam, ovviamente la andiamo a inserire in questo taschino, è la TechBin 4K, la posso andare tranquillamente a inserire in questa tasca qua. Come vedete ci entra perfettamente ed è anche molto protetto. Lo zaino si chiude in questi due modi, ovviamente c'è una cerniera da una parte e anche l'altra cerniera dall'altra, così è apribile in tutti e due i sensi. Andiamo a parlare un attimo dell'estetica. È veramente leggero da portare. Presenta delle linee rifrangenti, quindi in caso siete al buio, state camminando in una strada comunque buia, le macchine possono vedervi. Inoltre presenta anche delle tasche che potete trovare sulle spalle, sulle spalliere dello zaino, che possono essere ovviamente queste qui, e le potete trovare su tutte e due le spalliere.
Qui ovviamente potete andare a inserire per esempio le vostre carte di credito o le vostre comunque i vostri documenti, così magari se dovete prendere il treno tirate subito fuori la carta di credito per poter pagare il biglietto e quindi fare le cose in maniera molto più veloce e in maniera ovviamente più organizzata. Ovviamente se andate in viaggio dovete per forza portarvi delle mutande di ricambio, dei vestiti. Io in questo caso vi consiglio di portarvi anche un paio di calzini che ho scovato su internet. Sono riusciti a farmeli mandare, sono dei calzini che grazie ai materiali con cui sono fatti non si devono lavare, ovvero non si dovrebbero lavare per 6 giorni, perché presentano delle caratteristiche che proprio gli permettono di restare comunque puliti e di non emanare odori per una settimana, 6 giorni. Io li ho testati e vi devo dire che 5 giorni, 4 giorni mi sono durati. Dopo di questi 5 giorni, 4 giorni ho dovuto lavarli perché comunque emanavano odori come tutte le altre calze, ma ovviamente sono durati ben 5 giorni, quindi hanno rispettato le promesse. Andiamo a vederli. Allora, innanzitutto mi hanno inviato 3 paia di prima classe. Abbiamo queste, che sono praticamente un paio lungo. Eccole qua. Sono veramente belle anche esteticamente, come state vedendo. E questo è il paio, ovviamente, che potete trovare sul sito che lascerò in descrizione. Quindi, se siete interessati, procedete all'acquisto. È un'azienda americana molto conosciuta. Ci hanno fatto dei video recensione e anche dei post molte riviste americane, definendola comunque una buona azienda. Il secondo paio di calze, invece, è questo qua. Anche questo ovviamente un paio di calze lungo, quindi è un paio di calze invernali di colore blu. L'altro paio di calze invece lo sto ancora testando, ce l'ho ai piedi e non lo sto lavando da 3 giorni. Sì, mi potrete chiamare sporco come quello che volete, ma comunque io andandolo ad odorare non ne emano odori, quindi non puzza come le altre calze. Quando puzzerà lo laverò. Ovviamente io le calze le lavo sempre. Sto facendo questo perché voglio testare se l'azienda dice cose vere oppure sta dicendo un sacco di cagate. Possiamo andare a inserirlo tranquillamente in questo compartimento. Prendiamo le calze, una la mettiamo qui, l'altra la mettiamo qua, e qua dentro possiamo andarci tranquillamente a inserire anche 2 o 3 paia di mutande. Ovviamente potete sfruttare lo spazio che disponete a vostro piacimento, quindi potete andare a inserirci t-shirt, potete andare a inserirci davvero tanta roba, compreso pantaloni e vari accessori comunque che volete portarvi come collane. Magari inseritelo in questa zona che è più protetta, magari in questo taschino qua, che è comunque molto più protetto perché è interno allo zaino. Ok ragazzi, io direi che abbiamo parlato abbastanza di questo zaino perché me l'avevate chiesto nei commenti che cosa porto in viaggio e come mi organizzo, quindi adesso passiamo alla videocamera principale. Ok ragazzi, io direi praticamente che per questo video possa essere tutto. Abbiamo parlato di come organizzare uno zaino tech, abbiamo anche parlato e magari dato delle considerazioni sul nuovo Apple Watch Series 5, sulla Mi Band 4, spero di portare un video a parte sia su Apple Watch che sulla Mi Band 4, e anche dei cinturini che mi hanno mandato. Ovviamente il link dei cinturini, il link dello zaino è in descrizione. Se siete interessati ovviamente ai calzini, che non si devono lavare per 6 giorni, sono calzini da viaggio, che vi possono veramente essere utili in caso dovrete fare delle escursioni, anche il link di questo prodotto sarà in descrizione. Beh ragazzi, per questo video è tutto, vi invito a mettere like, a commentare, a iscrivervi al canale e magari fatemi sapere cosa ne pensate di questo video. Per questo video è tutto, ciao a tutti ragazzi!